verrà un nuovo giorno, ti auguro tanta fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è sabato 20 marzo 2021, per favore tratta tutti intorno a te e pensa positivamente. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Vergine. Se il lavoro stressa, l'amore langue. Sotto pressione per il lavoro e con un traguardo ambizioso, effetto di Luna e Marte allo zenith, ma per ora, con Nettuno contro, irraggiungibile, sgobbate come matti fino all'ultimo minuto, e vi va bene se non vi tocca anche il weekend di straordinario. La situazione aziendale, tuttora in via di riorganizzazione, reclama elasticità, sopravvive chi si adatta, senza arroccarsi sui principi. Anche gli affari attraversano mari tempestosi, confermati dal su e giù dei mercati nazionali e mondiali. Ultimo pensiero è l'amore, se ce lo lasciate in stand-by, senza metterci energia o coinvolgimento, se non c'è meglio così, vi avanza più tempo per affrontare gli altri problemi. Tra questi la pandemia che ancora a un anno di distanza faticate a metabolizzare, perdere sicurezza e cambiare prospettiva vi disorienta. Astro tarocco del giorno per Vergine. Due denari rovesciato. Un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Documenti in arrivo per posta. Oggi il telefono porta buone notizie. Non fidatevi troppo di una promessa che vi è stata fatta di recente. Un successo in amore val bene un sacrificio, dispontevi a farne qualcuno per il bene del vostro rapporto. Sul lavoro cercate la soluzione ottimale per creare un ambiente sereno con i colleghi. Liberatevi presto di qualcuno che vuole solo importunarvi o intimorirvi. Siate diplomatici ma decisi, ne va della vostra serenità. Molte cose ancora dovete imparare dalla vita, come, ad esempio, esercitare la pazienza e la tolleranza. Siete troppo spigolosi in amore e polemici al lavoro con superiori e colleghi. L'amore è come la rugiada, si contempla solo al mattino. Bene oggi per le amicizie nuove. Già da oggi si affacceranno nella vostra vita persone nuove che avranno stima di voi. Non vi resta che coltivarle e dimostrare di meritare la loro stima. Meglio darsi da fare per ottenere un lavoro, quello che state facendo è davvero troppo poco. Siete scoraggiati, vero, ma non dovete demordere nemmeno un attimo. Non fate affidamento su persone esterne che non vi danno consigli disinteressati. Nei sentimenti meglio ragionare con il cuore. Sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi di queste questioni sembrerà di non poterne uscirne fuori. Dovete imparare a separare la vita privata dalla vita professionale. In questa giornata il vostro cuore avrebbe bisogno di una scossa, in modo tale da essere più sensibili alle richieste della persona che amate e che ricambierebbe con tanto affetto le vostre cure. Qualche preoccupazione di troppo in questa giornata potrebbe avere un effetto deleterio sui vostri rapporti amorosi. Profilo dei transiti planetari abbastanza positivo. Nei segni che vi spalleggiano sulla ruota dello zodiaco viaggiano pianeti forti e capaci di imprimere svolte dinamiche alla vostra vita. Plutone e Urano nella fattispecie occupano stabilmente i segni amici di Capricorno e Toro, annunciandovi forza di volontà, saldezza di carattere, capacità analitiche. Questo prodigioso team celeste vi porta inoltre un tono vitale sempre alto e la gioiosa potenza di trazione che vi infonde lo slancio di ottimismo. Tra 48 ore non sarete più in opposizione, ma durante la giornata di oggi ci saranno dei dissidi in amore da superare velocemente. Parlate con il partner e cercate di trovare una soluzione. Capitolo lavoro. Servono persone preparate per fare qualcosa di bello. Affidatevi a chi è davvero competente. Quella di oggi è una giornata difficile per i sentimenti, ma attenzione a qualche verità che verrà a galla destabilizzando la serata. Meno male che il partner conforta e ricordatevi di sfruttare bene ogni occasione e giocarvi bene le carte. Potreste uscire vincitori. Giornata difficile per i sentimenti. Una scottante verità tornerà alla luce destabilizzando molto la tua serata. Un confronto con il partner è inevitabile. Sfrutta bene ogni occasione e gioca bene le tue carte. Potresti uscirne vincitore.
avete bisogno di scavare molto più a fondo, rispetto al passato, nel cuore della persona che vi sta vicino, in quanto vi sono aspetti non chiari e che vanno subito affrontati per evitare incomprensioni. Punto. Forse siete stati troppo precipitosi prima, ma adesso è indispensabile che risolviate i vostri dubbi, prima che possano in qualche modo addossarvi la colpa, per non aver parlato o affrontato tutto nel modo corretto. Punto. Luna antipatica nei vostri confronti, in coppia con Marte vi gira sopra la testa con una doppia quadratura che vi rende isterici e scatena l'emicrania, coinvolti nel gioco anche Mercurio, Venere, Nettuno e per l'ultimo giorno anche il Sole all'opposizione in Pesci, un vero pasticcio, capo tignoso con il quale litigate spesso, se poi il capo siete voi. Vorrà dire che ve ne direte quattro allo specchio. Punto. Amore ed Eros, nulla da ridire sul gioco erotico caldo e sperimentalista, altro che bacchettoni, quando siete presi ci sapete fare, e come, il vostro problema è la fiducia, se qualcuno ve l'ha fatta perdere ritrovarla sarà un'impresa degna di un cavaliere medievale, modello eroe delle fiabe costretto a separare i fili d'oro dalla paglia. Punto. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine, e se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrova accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso. Punto. La luna in angolo difficile dal segno dei gemelli mette in discussione oggi la parte emotiva di voi Vergine, spesso tenuta prudentemente occultata, invocherà di essere ascoltata. Avrete modo di esprimere i vostri sentimenti alla persona che avete accanto in maniera semplice, diretta, spontanea. Urano, pianeta dell'occasione concreta in angolo benefico, vi fornirà, in aggiunta, la possibilità di essere compresi, ascoltati e di raggiungere chi desiderate molto efficacemente. Questa ipotesi sarà più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 al 31 del mese di agosto. Punto. Lavoro e denaro, maghi del business e delle trattative commerciali, ma più in là oggi non si va, toccare il proprio apice può essere pericoloso, rischiate di uscirne delusi o di non avere più traguardi da inseguire, un sogno nel cassetto aiuta a superare i momenti no e a raccogliere le forze quando il vento le disperde. Punto. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Punto. Lavorate anche oggi che è sabato? Improntate il lavoro d'equipe sulla collaborazione tra colleghi e sullo scambio proficuo che si verifica tra le varie competenze. E, con questo modo di procedere, riuscirete a raccogliere risultati straordinari. Punto. Benessere, mal di testa, pressione alta, attacco di cervicale. Per chi non sta bene con se stesso e non riesce a canalizzare l'energia in sovrappiù le possibilità sono infinite. Molti però anche gli antidoti messi in campo per contrastare il problema e per imparare a disciplinare le forze, yoga, meditazione e le mosse delle arti marziali rientrano nei vostri piani. La rete offre numerosi tutorial per iniziare l'apprendimento, anche se è risaputo che occorrerebbe la presenza di un maestro, perché queste pratiche si basano soprattutto sull'insegnamento trasmesso e ricevuto a livello energetico. Punto. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura. Punto. Per lei, qualche lacrimuccia per un amore che vi delude, errore vostro giudicare solo dalle apparenze, una beffa per il vostro proverbiale senso critico, sentite anche un'altra campana. Punto. Per lui, turbine sugli investimenti, con ribassi e rialzi improvvisi a tempo record. Non muovete un dito, aspettate che la bufera passi. Punto. Colore delle emozioni, vinaccia. Punto. Barometro dell'umore, piovoso. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro,
La fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.